Benvenuti duellanti, qui Weko Track e Judoka 91 con il nostro cameraman fidato Tuni. Quest'oggi siamo qui a portarvi un'analisi sulla nuova banlist che entrerà in vigore dal 30 di settembre, ma prima ci prendiamo un piccolo spazio per ringraziare Paolo che ci ha permesso di far parte di questo progetto. Siamo contenti di partecipare, porteremo tanti contenuti, avete già visto un video gameplay, porteremo deck profile, analisi del meta e tutto quello che riusciremo a portare per quanto riguarda il mondo di Speedduel. Sì, è stato un piacere unirsi al Team United We Stand. Assolutamente, e speriamo di portare bei contenuti. Partiamo con le carte che sono state tolte dalla banlist. Abbiamo Hangar Unione e Rai Jekki Cristallo. La Rai Jekki Cristallo, ma anche l'Hangar, erano carte che non dovevano essere ancora in banlist. Finalmente sono state liberate. Questa qui non sappiamo come ci sia finita esattamente, dato che il deck Bestia Cristallo fece un paio di top con la skill Guardare il Futuro. Avranno pensato, oh, removal, togliamola, quindi va bene, è stata limitata, ma non è mai stata una carta da limitare. Esatto. Bestia Cristallo non era competitivo prima, non è competitivo adesso, però almeno possiamo giocare questa e buco o qualcos'altro, quindi ci fa piacere averla libera. Mentre per quanto riguarda l'Hangar, era stata limitata ai tempi di Inner Conflict, quando Union era veramente fortissimo come deck, era praticamente il T1 del momento. Per limitare Union hanno limitato Hangar, ma andando avanti nel meta in realtà non occorreva limitarlo così tanto, quindi finalmente è uscito. Non penso che Union sia forte più come prima, perché patisce parecchie carte che prima non erano presenti nello Speed Duel, come la Brain o la Sunday. Nel vecchio Union si usava Offering a 2, adesso invece ne è limitata a 1, dunque secondo me non sarà molto forte come prima, potrebbe essere un T3 forse, ma non penso abbia tutto questo spazio come prima, penso che non torni più. Questo era tutto quanto per quanto riguarda le carte fuori dalla banlist. Per le limitate a 3 non abbiamo nuove aggiunte, ma c'è una carta di cui vorremmo parlare, ovvero il Cyber Drago. Sì, il Cyber Drago è una di quelle carte che era forte ai tempi quando veniva usato con il beatdown. Il beatdown di Kaiba, sì. O con Yo Attack e Basta insieme all'Offering. Esatto. Ma direi che sparendo questa, in realtà il Cyber Drago non è una carta. Ma in realtà Cyber Drago ha avuto quel periodo di utilizzo, però quando poi si è passato a Joy subentrando il Banisher, in realtà la potenza di fuoco del Cyber Drago è stata molto ridotta. Okay. Averla libera adesso sarebbe comodo, perché in un meta dominato dai token, avere una special summon quasi garantita contro quel mazzo permetterebbe di pushare parecchio i danni. Ci auguriamo che venga liberata anche lei al più presto, perché delle limitate a 3 è quella che diciamo potrebbe avere più respiro al momento. Esatto. Passando alle limitate a 2 abbiamo 3 aggiunte, 2 piacevoli, 1 incomprensibile. Partiamo dalle 2 aggiunte piacevoli. Finalmente Jinzo viene portato a 2. Era un po' telefonata, avendo avuto il deck di Esparoba all'interno dell'ultimo box, quindi ora quella tipologia di strategie e skill sono utilizzabili. A livello di impatto generale nel meta, allo stato attuale, avendo un removal forte come i gelati segnamostro, Jinzo ha perso molto, esatto. Però può sempre tornare utile in alcuni matchup, è una carta che sicuramente qualche utilizzo lo vede sempre, ma diciamo che non sarà di sicuro impattante come era prima. Ma siamo comunque contentissimi che sia finalmente disponibile in doppia copia. Esatto. Per quanto riguarda rinforzi, Rota secondo me non è mai esploso come doveva esplodere ai tempi. Appena uscito, dopo poco tempo è stato limitato a 1. Attualmente secondo me lo vedo bene nell'Iron Grit con Gilfil dentro, in quanto non è, aiuta molto a vedere il mostro in anticipo e vabbè, tu magari dirai anche per gli eroi elementali. Esatto, io però sono contento di vederla a 2, perché finalmente eroe elementale può utilizzarla a 2 copie, utilizziamo meno copie di emerge un eroe. Diciamo però che Rota è una di quelle carte che all'inizio si usava con la spadaccina Amazones per fare il famoso burn e aggiungersela alla mano. Adesso in realtà è stata una carta che ha ricevuto il trattamento fatto anche con Sepoltura Sciocca, cioè limitata preventivamente, ma in realtà allo stato attuale può stare tranquillamente a 2. Esatto.
Parlando invece del Mar, è un hit veramente strano che invece di colpire più duramente il Cyber Ranger non fa che dargli più benzina, perché adesso, se prima nelle limitate a 3 dovevano scegliere tra Ben 10 e la macchina, quindi si giocava 2-1 perché questo è irrinunciabile, adesso hanno accesso a 3 copie di Ben 10, 2 copie di Angelo della Rituale, possono giocare sempre le 3 Idaten e possono scendere a 2 con i Zana. Esatto, l'unica cosa che hanno fatto è stato togliere una Mar da come era già prima, per non riportarla al massimo della potenza, ma comunque 2 o 3 non cambia moltissimo, in quanto Ben 10 insieme a Idaten riescono a... E comunque Ben 10 in realtà non è mai stato l'hit giusto, perché al posto suo dovrebbe esserci Idaten. Diciamo che se volevano colpire Cyber Ranger in modo serio, spostando lei a 2, avrebbero dovuto inserire almeno o Izana o Idaten. Esatto. In questo modo Cyber Ranger avrebbe perso moltissimo. Oppure piuttosto lasciarla come era prima, tutti e due. Sì, era meglio prima rispetto a come adesso. Adesso c'è una risposta allo stall che dall'altro canto non lo spingono. Adesso ci troveremo, sì, in una situazione in cui dovremmo buildare per affrontare o OTK oppure stall completo, quindi saremo un po' tra l'incudine e il martello. Per le limitate a 3 invece abbiamo 4 aggiunte, 2 skill, una trappola e un mostro. Partiamo dalla carta che era telefonata e allo stesso tempo ormai superato come hit. Questa skill è stata power creepata dall'uscita del box. Da quando abbiamo avuto il prodotto nuovo questa skill non la usa più nessuno. Ha ricevuto un'errata tardiva di almeno una ballist che finalmente l'ha uccisa una volta per tutte, rendendola once per duel. Adesso viene anche limitata a una, ma allo stato attuale delle cose questa carta poteva tranquillamente uscire dalla ballist e non sarebbe cambiato nulla. Quindi è proprio un hit tardivo su più fronti. È arrivato, va bene, ce lo teniamo. Forse è stata limitata prima, magari nel meta precedente sarebbe stato tutto un'altra cosa, usare parecchi mazzi usciti nei villain, invece così purtroppo non è stato. Assolutamente. Queste due carte invece ne parliamo insieme, perché è stato un bene che siano finalmente entrambe messe a uno. L'ATP, diciamo che forse della vecchia guardia è rimasta come unica skill più forte a questo punto. Esatto. È l'unica che ti dà un vantaggio senza dare una vera limitazione. È utilizzata in combinazione con la coccinella, ti permetteva di continuare a pagare e rifillarti life points. Esatto. Adesso, se vuoi abusare la personalità contorta con la decklist vampiro, non avrai modo di continuare a prendere life points, quindi sarai costantemente sotto rispetto all'avversario per quanto riguarda i life points. E questa qua, uno in generale, da meno carburante a strategie stall varie che con la doppia copia si continuavano. Sì, lo stall si è molto depotenziato, perché adesso deve scegliere se mettere uno o l'altra, entrambi. Vero, verissimo. Anche il fatto di giocarsela col buco trappola chiusa per i mazzi stall è comunque una scelta e un'altra limitazione. Esatto. Buco trappola chiusa come ultimo hit è una carta che qualcuno voleva da tempo all'interno della ballist. È arrivata. Arriva in un momento sbagliato forse, perché aveva di nuovo Cyber Angel a piede libero. Sì, se aveva dato più potenza a Cyber Angel hanno tolto le carte, possono aiutarti, però l'altro canto hanno tolto, cioè hanno, è stato nel senso messa questa carta qui che in realtà è giusto che adesso sia uno. Assolutamente. E forse è più sbagliata la limitazione della... Assolutamente, questa è una carta che si meritava, la limitata a uno. Esatto. Vedremo l'impatto nel meta, vedremo gli equilibri che si delineeranno dal 30 in poi, però questo è un hit che ci voleva, ottimo per i deck stall, ma con Cyber Ranger a piede libero. C'è da dire che comunque sia tanti deck adesso giocheranno Book e Floodgate insieme, che prima ormai giocavano 2-1 di una coppia dell'altra, oppure giocavano 3 di una e 3 dell'altra senza poter giocare insieme, quindi adesso giocano mai 3-1. Vero. Male non è. Ultima nota, considerando che c'è sempre nelle limitate 1 anche la offering, per alcuni mazzi che dovranno valutare comunque la copertura di matchup contro Cyber Angel, questa potrebbe diventare la scelta principale, mentre prima delle limitate 1, se non ti serviva Jinzo, andavi secco sulla offering. Anche per esempio offering adesso viene meno usata anche magari perché saltare la drop pace, ma sì, poi contro il deck token perde praticamente di utilizzo, farlo su una cyber naga non serve a niente. Forse è meglio settare definitivamente una carta, dipende dalle situazioni, ma penso che offering è sempre meno usata. Per quanto riguarda gli ultimi hit è tutto quanto, speriamo che le nostre considerazioni vi possano interessare. Se avete qualche parere discordante o no, fatecelo sapere nei commenti, ricordatevi di lasciare un like. Troverete nella descrizione la ballist completa, comunque aggiornata al 30 settembre 2023, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per avere aggiornamenti sui prossimi video.
Assolutamente, direi che questo qua è quanto. Un saluto a tutti quanti da noi nuovi membri del team United We Stand e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti.